grazie Sandra, Sergio e Fabio per averci accolti all'interno di Rocca delle Macie e anche e soprattutto dentro al museo, perché qui possiamo vedere la storia fondamentalmente che ha ispirato tanto tanti di noi, insomma, di Camposecco Far West e dell'ambientista Il Pictures. È una chiacchierata in realtà, io ho preparato una piccola traccia, però l'obiettivo è capire un po', partendo da Italo, quello che è tutto il motore, diciamo, artistico, sentimentale che ha permesso di arrivare a Trinità e poi anche come continua oggi, non come continuavano a chiamarlo. So che c'è un'origine che parte dalla Vox, giusto? E poi c'è un passaggio che va da quel momento legato alla Vox al diventare uno stuntman. Cioè, questo passaggio com'è avvenuto? Cioè, come mai non ha continuato la carriera? Quello che ci dice lui è che lui in finale dice, si è distratto un attimo, è andato un tappeto e dopodiché ha deciso di smettere di fare il pugile. Nel frattempo stava iniziando a mettere su famiglia, non c'era un lavoro e quindi ho trovato a lavorare come stuntman quasi, penso, occasionalmente. Ma più che altro era in quell'epoca le andavano proprio a cercare questi stuntman proprio nelle palestre. Nella palestra, diciamo, l'hanno intercettato e lui ha iniziato a lavorare. I visitatori proseguono alla volta di Cinecittà, cancelli ambiti dagli aspiranti alla gloria del film. Nel dopoguerra Cinecittà fu campo di rifugiati, ora è tornata Officina delle Favole. Si girerà il Quo Vadis, storia di antiche persecuzioni che dai recenti ricordi di Cinecittà trarrà più autentico soffio di poesia e di verità. Diciamo che all'epoca probabilmente era uno delle attività, dei lavori giornalieri, no, più facile. Perché comunque Cinecittà aveva un suo fermento, c'era un'attività romana proprio del mondo del cinema e quindi andavano a prendere queste persone. Questa è un po' la nostra immaginazione, sì. Da quello che lui ha raccontato, poi ci sono tanti piccoli aneddoti, è andato così, poi da lì papà non è uno che ha mai subito gli ambienti in cui stava, è sempre poi diventato un po' protagonista e quindi piano piano si è creato delle conoscenze, delle amicizie e ha iniziato a fare qualche attività diversa dalla semplice comparsa o figura di stand, chiamiamola come vogliamo, ma poi fondamentalmente c'è una fotografia lì che si vede nel Quo Vadis, quindi in costume e da lì poi è partito. Determinati punti di contatto con produttori, direttori di produzione, l'ha affiancati. Ma è appunto questo passaggio qui, da stuntman a produttore. C'è stata una signora che ha visti lavorare questi due o tre ragazzi giovani, da cui papà, gli ha praticamente finanziato la produzione di alcuni film e loro praticamente hanno fatto, diciamo, i produttori esecutivi. Dico bene, no? Sì, sono andati quindi in Spagna a fare questi... Questo è successo in Spagna. E parliamo, papà, all'epoca aveva 28 anni, ecco, tanto per essere... Infatti lui è stato uno probabilmente il produttore più giovane a quell'epoca cinematografico. Tanto è vero che io mi ricordo una volta andavo al Brigadum a Roma e Andreotti diede un riconoscimento per una vita del cinema e papà ci ha avuto 48 anni. Se lo ricordava alle prime armi. Quindi lui praticamente dal 58 in poi ha avuto questa, diciamo, ha preso un po' un treno al volo insieme ad altri e quindi ha iniziato a produrre, ha iniziato anche a guadagnare evidentemente di più fino al 64, che è l'anno che ha deciso di mettersi in proprio e con questo, diceva ieri l'articolo Il, con Roberto Palaggi, una società 80-20, proprio 80-20, tutte e due partendo da poche cose e poi ha iniziato a fare i film, i cosiddetti film medi. Ha avuto riconoscimento come miglior produttore di film medi. Il film medio era il film che la gente andava al cinema, aveva il film che proiettavano. La vedevo la Balduina a Roma, sì, c'erano due cinema, Balduina e Belsito, il sabato e domenica si andava uno, andava a vedere il film,
il film, andavi al cinema a vedere il film che proiettavano. E quindi questi film, insomma, sono iniziati ad andare abbastanza bene, poi... E poi, insomma, pure anche nell'68, 69 film un po' più importanti, si è inventato il film con gli tettoni. Poi, e cuore matto, giusto. Guiderà e poi cuore matto. Poi Matto sono stati due film dove poi c'erano Amendola, cioè il papà di Amendola. Che sa da fa per fumare? Sei proprio forte. Vianello. Caro Mr. Delaine, onorato e felice di lavorare per lei, e oso dire che anche lei sarà felice di lavorare con me. Quindi tutta una serie di attori di quell'epoca che erano tra il cabaret e lo spettacolo un po'... Sì, varietà. Sì, tipo sì. Varietà. Io parlo sempre di Sliding Door, come ti può cambiare la vita in un momento, perché questa signora spagnola, che mi ricordo si chiamava signora Zara, che viveva lì, ha visto lavorare questi giovani con entusiasmo e ha creduto in loro, ma se non si fossero incontrati in quei 3 minuti o nella giornata lì, probabilmente sarebbe cambiata la vita, chi lo sa. Sì. Insomma, lui credeva in quello che faceva soprattutto e ha rischiato sempre comunque. Adesso, dicendolo a posteriori è facile, sì. Però allora, insomma, comunque ha rischiato perché è sempre stato uno che... ha sfidato un pochino così, diciamo, il destino, ma è stato e ci ha avuto sempre anche una bella dose di fortuna che insomma non guasta mai, però insomma lui è stato, insomma, e poi ha avuto sempre accanto una persona che non l'ha mai ostacolato, perché quello pure è importante, che l'ha sempre stimolato. Mio marito era sempre stato innamorato della terra. Sono bravissime. La zona più vicina a Roma, con un vino eccezionale, Chianti. E quindi abbiamo cominciato a battere palmo a palmo il Chianti. Finché un giorno siamo capitati qua. Era un borgo così, di 2 o 3 poderi. Mi ricordo, sembrava un monte di cose di... Pioveva. C'era tutto fango. Non c'era niente da dire. E io non sono neanche scesa dalla macchina. Allucinante. Nel momento in cui arriva, lo chiamavano Trinità, è un copione che ha girato, da quello che ho capito, un sacco di produttori che non volevano produrlo. Sì. E arriva nelle mani sue e lui fa questa scommessa fondamentalmente col destino, si può dire, nel senso che... Ma lui ci credeva. È vero che Barboni, quindi Kluger, Enzo Barboni, ha scritto quest'idea, quindi un soggetto, e l'aneddoto è che l'ha portato anche a papà, il quale si era dimenticato completamente di leggere. Un giorno suona alla porta Enzo Barboni dell'ufficio, e appuntamento con Italo. Guarda, Italo, oddio, mi sono dimenticato, guarda, che c'è un impegno che non avevo previsto, di tornare fra 2 ore. Lui si è letto tutto, e è tornato Barboni e ha detto, no, mi piace, fantastico, solo che era un soggetto scritto per un attore protagonista, ha detto, me lo devi riscrivere per 2. E a quel punto è nato Trinità, calcolando che quello che dicevi tu, giustamente, poi ne abbiamo sempre saputo e parlato. Barboni andò da tantissimi altri produttori prima di interpellare papà, e tutti quanti hanno detto no, non ci interessa. Anni dopo, uno in particolare, di cui non faccio il nome, ha detto ancora si ricorda. Beh, anche perché poi papà era, insomma, non era un produttore così importante, insomma, magari prima era andato da quelli di nome più organizzati, solidi. Più solidi o con successi alle spalle maggiori, magari in altri film, e quindi, però poi invece è il connubio di una serie di nomi
Enzo Barboni, papà, io con papà dico lui, ma c'è sempre Roberto Palaggi, che è il suo socio, che non va mai dimenticato. E... l'equilibratore. Sì, le, i due attori, quindi le musiche. Kids of Arnes on the run, boy, kids of Arnes on the run. He's the top of the West, always cool, he's the best. He keeps alive with his Colt 45. Perché poi c'è stata pure una serie di eventi dove continuavano a chiamarlo l'età, c'era proprio delle insomma, dei momenti di, anche molto divertenti con Guido e Maurizio De Angelis. Battute, papà romanista, ma romanista vero, e loro laziali, quindi si sono contratti. No, loro erano all'inizio, perché ieri spiegavano che la prima cosa importante che hanno fatto è stata per grazia ricevuta. E questo, la voce di Annibale, che ieri abbiamo sentito cantare oggi molto bene, devo dire che... è una chimica in pratica di tanti fattori, che sì, è anche la spontaneità, la genuinità, secondo me, nel senso c'era l'intento, la voglia da tutte le parti di fare qualcosa di... E appunto il soggetto era per una un attore in pratica, quindi è stato lui... Sì, così l'altro giorno ha spiegato mamma, che all'inizio doveva essere per un attore, ha detto guarda, riscrivo per due protagonisti e... Sì, perché mamma poi è sempre stata vicina e molto importante come figura. Nel senso se non è mai entrata direttamente nelle sue decisioni, però ha sempre supportato. Calcolando una cosa che ci siamo dimenticati di dire, che è significativa secondo me, che papà ha lottato contro una mentalità della famiglia di mamma. Famiglia di militari, marina, quindi inquadrati in un certo modo, papà doveva fare il professore di matematica al liceo, perché lui si iscrisse a ingegneria, fece il biennio, che era lo stesso di matematica, e poi doveva lavorare perché doveva iniziare, cioè stava iniziando a esistere noi quasi così, quindi ha dovuto arrangiarsi in qualche modo con la vitalità e quello che poi abbiamo visto durante tutta la vita che ha fatto, messo dentro una cattedra di un liceo. Stava stretta. Non l'avrei visto, però i nonni materni erano deve fare il professore, perché comunque c'era un inquadramento di un certo tipo. Un lavoro sicuro. C'è un lavoro. Sì. E qui il rischio. Rischio totale, sì, rischio... contro uno stipendio. Chiaro. Pure lì mamma è stata bravissima e quindi non è facile. Il tuo nuovo uomo, marito, che diventerà padre dei tuoi figli, e dall'altra parte la famiglia che è sempre il suo. Sì. Ma infatti come padre, com'era invece? Come ricordo che portate dentro? Io mi ricordo quando eravamo piccoli, ma insomma che quando c'era, prima cosa, questo Mune, c'avevamo un po' di timore e quindi mandavamo sempre avanti. Sì, la regione c'era un timore. Io la vedevamo poco e eravamo abbastanza pestiferi, sono nato. Noi abbiamo una più grande, una meno, due anni meno. Quindi siamo cresciuti molto, non dico come gemelli, eravamo gemelli, ma insomma. La minaccia di nostra madre era, lo dico a papà. Però questo papà non lo vedevamo mai, però era un umore così grosso e c'avevamo sempre un po' di questo timore. Poi... E invece, io mi ricordo, ricordo che c'ho bellissimo questo letto in questa casa, dove la domenica lui stava lì e noi stavamo intorno, tutti qua, e ci faceva fare questi viaggi immaginari.
Sì, sulla barca, sull'aereo, saliamo, scendiamo, andiamo di qua, ci faceva questi viaggi, faceva fare questi viaggi. È stato sempre il nostro compagno più grande anche di divertimento di cose. Poi dopo, diciamo, i primi fino ai 2-3 e cosa, poi un pochettino si è dedicato anche un po' di più alla famiglia. Infatti lui ha sempre detto, dice, dovevo fare una scelta o stare un po' più vicino alla famiglia o continuare con i ritmi degli anni 60 e primi anni 70. E lui ha scelto il modello del cinema, ha continuato a produrre 2-3 film all'anno, però non è mai andato poi oltre dopo questi successi. Poi ha dato vita a questa storia. E il rapporto con Bud e Terence com'era? Tra lui e gli attori, sì, ma con loro e anche con gli attori in generale. Ma sicuramente, per quello che ricordo io, sono sempre molto buono, superiore con a Carlo Pedersoli, perché c'erano delle affinità superiori, mentre Mario è una persona molto più schiva e molto più riservata, Carlo era espansivo come papà. Con grande passione per lo sport, quindi con delle cose comuni. Fisicamente si somigliavano. Infatti, c'è un parallelismo. Infatti, c'è stato proprio un'affinità naturale, probabilmente. Però il rapporto è sempre stato ottimo con tutti. Lui ha avuto sempre ottimi rapporti con le persone che ha conosciuto, le persone con cui ha lavorato, ma non soltanto gli attori e cose. Un altro rapporto splendido è stato quello con Giovanna Ralli, che per noi era una persona stupenda, che mi ricordo feci proprio. E quindi il rapporto è sempre stato molto bello, ma anche con i macchinisti, gli elettricisti, tutti quanti se lo ricordavano in un modo stupendo. Insomma, diciamo che sono stati tutti in Trinità, è stata un'esplosione per tutti, per il regista, il produttore, gli attori, le musiche. Nessuno si sperava di un buon successo, ma non di quello che poi effettivamente è successo. E quindi insomma c'è questo, però ecco, volevo dire pure papà, è rimasto molto bene. Per esempio a Bud Spencer c'erano più possibilità di altro, ci incontrava a Port Ercole pure, però non è che si frequentavano spessissimo, però ecco, come le vere amicizie, quando uno si rivedeva era sempre una gioia, ecco, questo sì. Anche con Terence Hill. Terence Hill si vedeva un po' meno, però insomma sono sempre stati dei buoni. Poi Terence Hill ha vissuto anche molto fuori dall'Italia, quindi poi i punti di contatto erano inferiori, poi lui è uno da vita proprio quasi da eremita, perché si chiude in Umbria nella sua casa, rimane lì, però insomma, e comunque rapporti bellissimi con tutti, comunque questo è. La cosa bella è pure questo racconto, poi loro l'hanno vissuto proprio in prima persona, soprattutto quando sono stato in Sudafrica durante le riprese di Io sto con l'ippopotamo. Io l'ho seguito prima durante a cercare le location, è stato molto interessante vedere dei posti stupendi. Questo fatto della pausa, che era una pausa che non è come oggi che dura 30, 32, 35 minuti, lì c'era la pausa, mangiavano tutti insieme, era proprio un momento di goliardico, di stare insieme, insomma, e poi si inizia a lavorare, non c'era, no. Quello era la cosa bella che poi papà ci ha detto quando purtroppo si è ammalato e sa che ci ha consigliato di seguire più il cinema, di lasciare andare, come, cioè nel senso di continuare a gestirlo, ma non di far investire in nuove cose assolutamente, perché era cambiato troppo, perché lui, per lui il cinema era anche stare insieme, divertirsi, invece in quegli anni purtroppo è cambiato tutto, le produzioni che si facevano solo in un certo modo, solo se c'hai tutto già coperto dai, quindi diciamo l'inizio delle televisioni, cioè noi abbiamo passato tutto questo periodo, adesso a parlare ragazzi forse neanche riescono a capire bene com'era e com'è oggi. C'erano le cose più belle che lui, soprattutto perché lui era il contabile di casa, che con la Trinità si andava in ufficio a telefonare
la sera a tutti i cinema e si facevano, davano il caso, si scriveva e lui faceva tutti i conti, e si telefonava al cinema e c'era la signora alla casa che ti diceva quanto era incassato, quanta gente era entrata, noi andavamo ogni tanto al cinema a vedere come reagiva la gente, era tutto. Era un cinema, non esiste più. Noi abbiamo vissuto, secondo me, un mondo bello del cinema, poi vivendo a Roma, nella città per antonomasia del cinema in Italia, devo dire che ce lo siamo vissuto tutto. Poi è cambiato, come cambiano tutte le cose, ma proprio dal cambiamento del cinema è nata la Roccata di Lucia. E poi la sua più grande, una delle sue più grandi soddisfazioni è l'insegnamento, perché poi lui, venendo da una famiglia comunque di insegnanti, comunque ce l'aveva nel DNA l'insegnamento, sì. Quando è stato chiamato dall'Ina Wertmüller al centro sperimentale per insegnare produzione. È un mestiere difficile, io comunque inauguravo tutti i miei incontri con gli studenti, dicevo: volete fare il cinema? Aprite una pizzeria. Che non vuol dire che non facciano il cinema, ma che quando il cinema va male almeno uno mangia. Ecco, questo era il consiglio che io ho dato a tutti i miei allievi, non so quanto lo hanno seguito, ma è ancora valido. E lì per lui è stato un momento molto emozionante, che poi purtroppo ha dovuto abbandonare per problemi di salute. Dopo tantissimi anni si sono riaffacciati dei suoi studenti. Sì, io con alcuni ancora mi sento, ci messaggiamo. Sì. Loro ce l'hanno proprio nel cuore. Lo chiamavano Trinità, intanto mi collego ad un discorso. Conoscete Camposecco? La domanda è posta perché appunto con Alberto siamo qua anche in rappresentanza di Camposecco Far West, con cui vi ho preparato questo intanto per omaggiarvi, che è una piccola targa. Comunque vediamo fuori sicuramente. Bello! Dedicato a tutto quello che insomma un ringraziamento. È un ringraziamento a voi e a vostro padre. Grazie, bellissimo. Bello. Mamma mia. Vabbè. Tiriamo fuori, però facciamo, così, è stupenda, guardate, grande emozione. No, ma comunque stupenda, bellissima, guardate. Camposecco fa questo. E adesso beh, c'è una piccola domanda invece che devo fare sempre, un po' per capire il rapporto che aveva Italo, ma che avete anche voi, con la forma artistica, sia cinematografica che di altre tipologie, perché vedo qui nel museo anche che c'è una parte che parla di lirica, che parla di pittura, che qual era il rapporto di Italo con le forme artistiche, qual è il vostro anche rapporto con l'arte in generale? Un papà voleva sempre organizzare un evento legato alla Rocca delle Macie, un evento culturale, un evento che però non lo voleva fare né con libri e né utilizzando la sua conoscenza del cinema. E poi è sempre stata una persona molto vicina ai giovani, a cercare di valorizzare i giovani. E un giorno venne qui un signore che aveva l'idea di organizzare un concorso di canto lirico per giovani cantanti sotto i 35 anni. La lirica bisogna di voci più mature, quindi è difficile essere un cantante lirico molto molto giovane. E la doveva organizzare il comune, la Chigiana con il comune di Castellina, trovavamo degli sponsor, delle cose. A quel punto papà, con la sua motora dice, ha capito che si sarebbe mai organizzato, e ha detto, facciamo una cosa, lo finanziamo noi, lo organizziamo noi, magari ci dà il patrocinio, le cose, e da lì è nata questa organizzazione che abbiamo fatto per 17 anni, è diventato uno dei concorsi internazionali di canto lirico più importanti, una giuria di altissimo livello, Renato Bruson. Se trovi piazza qualche ragazza, te con quella cerca menar, te con quella cerca menar, cerca menar, cerca menar. C'era Roberto Gabbiani.
poi invece noi abbiamo deciso, il papà è sempre stato molto legato anche agli artisti, ai giovani pittori, ha finanziato alcuni pittori comprandoli ogni determinato di quadri, però abbiamo deciso con una persona che conosciamo di organizzare un concorso per giovani artisti dando un tema sempre legato una volta all'olio, una volta al vino. Niente, abbiamo conosciuto la Rogai, ci è venuta l'idea di fare questa cosa insieme, questa presentazione, anche che noi il 18 aprile inaugureremo il premio di pittura intitolato a mio padre, Italo Zingarelli, e allora abbiamo cercato di abbinare vino e arte e pittura. Abbiamo sempre cercato un po' quella vena di papà, perché papà era quella, gli piaceva l'arte nelle sue diverse sfumature e poi gli piaceva moltissimo stare con i giovani. Aiutare i giovani. E per quello che abbiamo continuato questa... Poi anche un po' di sport, anche se sì. Le mongolfiere erano uno sport molto particolare, però ecco, pure lì, un giorno ho incontrato una persona di Roma parlando in una cena così tranquilla, che lui era un pilota di mongolfiere, che è successo? Organizzazione di internazionale mongolfiere per 10 anni, qui a tutto, cioè, è stato, cioè, proprio era così. Periodi bellissimi. Poi con l'arte, calcolo che lui ha praticamente sponsorizzato gli artisti, fra cui Sergio Ceccotti, che è un altro attore, Mino Maccari, un altro artista romano, il quale aveva già una sua fama, però lui comunque... Noi siamo pieni di opere d'arte. Beh, l'ha fatto, ha iniziato pure con lo sport e con la pallavolo, ha messo su una squadra per gli amici loro, per loro, e hanno fatto questa squadra che poi pure lì nella pallavolo poi è arrivato a livello proprio di... Noi abbiamo diciamo, fatto... livello... D'altezza. Di quello poteva andare bisogna essere 20 centimetri più alti. Ma proprio poi era diventato, cioè tutta Roma conosceva questa squadra di pallavolo che appena finita la partita si andava a mangiare tutti insieme, sempre si facevano questi giochi. Era un tema ricorrente. Ci ha aiutato tantissimo, abbiamo messo insieme persone, arrivavano che volevano già da noi altri di altre squadre e abbiamo fatto una squadra che è partita da zero. Zero vuol dire che c'era la qualificazione alla terza categoria. Un anno dietro l'altro ci siamo qualificati la terza, abbiamo vinto la seconda, la prima, la Serie D, siamo andati in Serie C, al momento di fare il salto in Serie C abbiamo perso per un set, per un punto di un set e non siamo passati in categoria. Poi il lavoro, studi, cose, lauree. Però pure lui l'ha fatto per i figli e comunque per i giovani. Loro sono ancora... Cioè, sì, cioè il gruppo di allora, parliamo del 74, così. 76, sì. Il gruppo c'è sempre. Ci si sente, si vede, ogni tanto ci si rivede con qualcuno magari, però insomma sono quelle amicizie che non tramontano mai, che ci sono sempre. È uno spirito eclettico comunque, perché saltava anche perché. Cioè, da produttore a scrittore, quindi sto con gli ippopotami, c'è veramente un vulcano. Sì, esattamente un vulcano, esatto. E poi appunto arriva la Rocca, in realtà è da tempo che esiste, giusto? Nel senso che lui il passaggio col vino, un legame col vino è qualcosa che è abbastanza... Arriva poco dopo Trinità, se non sbaglio, no? Primi anni 70, Appena dopo Più Forte. Più Forte Ragazzi. Più Forte Ragazzi è 72. 72. La prima fattoria, questa fattoria dove siamo seduti adesso, ha comprato il 30 luglio del 73. Quindi siamo proprio... Infatti manca... Anno dopo anno. Il prossimo anno ci siamo. Il prossimo anno sono 50 anni. E il motivo per cui hai scelto proprio questo posto, questa regione, cioè, c'era un motivo particolare? Diciamo che in questa regione, poi Sergio ha seguito di più la cosa, probabilmente è venuto portato da un amico, perché papà voleva diversificare dal cinema in campagna, è sempre stata una sua idea, e devo dire che la partenza era ben diversa, lui voleva Vitelli. Quindi nel viterbese andava a vedersi aziende di vitelli, che un giorno un amico diceva, ma che fai? Ma vuoi venire in mezzo nelle stalle tutto il resto della vita? Ma ti porto via, e gli ha segnalato queste zone a Chianti, quindi
a parte il Chianti Classico, ma proprio la zona del Senese, dove ha girato varie sabato e domenica con un'altra coppia di amici, venivano con mamma, se ne sono queste tante, e quando sono scesi in prima domenica ho detto questo è il mio posto, e lì, è nato lì, è partito. E... Così, era così. Per passare che cosa? I sabato e domenica probabilmente fare un po' di vino per la famiglia, un po' di cose così, poi è cresciuta la cosa. Papà ha sempre avuto grandi passioni quando si è messo, avevamo casa che era... piena, una biblioteca sul vino, c'aveva pile di... ma se le leggeva tutte? Certo, sì. Quelli della libreria erano felici, e quindi lui non avevano mai incassato tanto. Si è messo a studiare, perché voleva capire, poi si sarebbe comunque dovuto affidare a persone del mestiere, e lo ha fatto, in alcuni casi in modo fortunato, in altri un po' meno, perché poi non erano tutte figure sempre perfette, però alla fine... si è appassionato anche di questo e poi è tutto questo. Noi, diciamo, il passaggio forte da cinema a vino l'ho fatto dopo Io sono di Popote. Capito? Dove Io sono di Popote è stato per lui una fatica, anche cioè, all'epoca quasi 50 anni, però è stata una fatica molto, è stato 10 mesi in Sudafrica, ed è stata, è tornato molto provato, e da lì ha continuato nel cinema, più altro come distributore, comprando film esteri, distribuendo in Italia e tutto, poi ho iniziato questa attività di professore alla comunità di cinematografia, e poi si è iniziato veramente a dedicare ogni giorno sempre di più. E anche qui ha avuto nel vino, cioè, delle intuizioni incredibili, con una velocità pazzesca. Ok, per chiudere vi lascio questo, però delle Masie, una copia del quadro. Grazie, vi ringraziamo noi per aver ritagliato questo spazio. He's the top of the West. He's so cool, baby. He's the best. He keeps alive with this coat forever. So who's the guy who's riding to town from the prairie sun? Just don't bother to fool him around. When you see him, you just got, boy. When you see him, you just got.